Siamo qui con il consigliere Alboni, al quale chiediamo se, nonostante la crisi, il bilancio ha mantenuto le sue promesse. Sì, Regione Lombardia ha mantenuto le sue promesse, gli impegni che si era già presa alla fine dello scorso mandato, quindi quello che è prima di tutto il comparto della sanità sarà assolutamente intoccabile, questo tengo a precisarlo, come servizio alla persona. Tutti i servizi che sono stati erogati continueranno ad esserlo, nonostante un taglio che arriva da una finanziaria non significa per forza di cose andare a tagliare con dei capitoli di spesa importanti come quelli di Regione Lombardia i servizi a chi sempre li ha avuti, quindi è un impegno che la Regione si è presa eventualmente a ricreare un assestamento al suo interno senza incidere nei confronti dei cittadini. Questo vale sia per la sanità e anche per i trasporti che sono stati forse un po' l'oggetto del contendere. Se poi entro in merito a quella che è la nostra provincia di Monza e Brianza, tutto quello che è stato preso come impegno non verrà assolutamente toccato, anche perché molto è stato fatto in project financing e quindi ben poco è stato chiesto allo Stato. Quindi devo rassicurare assolutamente tutti i cittadini di Monza e Brianza e della Regione Lombardia che anche quest'anno, che se ne dica, il Presidente Formigoni con questa maggioranza andrà certamente non solo a mantenere gli impegni ma il rispetto nei confronti di tutti i cittadini lombardi. Poi, per quanto riguarda in particolare le nuove strutture ospedaliere, per quanto riguarda anche le infrastrutture, tranquillizzo, perché sono comunque degli impegni che sono stati assunti in precedenza, quindi non ci saranno assolutamente dei tagli come erano stati paventati, come erano stati disegnati, ma ci sarà la responsabilità di una maggioranza e anche di una parte dell'opposizione che si sta dimostrando molto responsabile in aula per dire andiamo avanti in questo momento di difficoltà, in questo momento che vede una recessione che sta scendendo, ma comunque non siamo al top dell'economia nemmeno in Regione Lombardia.